una lettera per il 2020. Caro 2020, oggi ti scrivo questa lettera per ringraziarti. Grazie per avermi aperto gli occhi e per avermi insegnato lezioni di vita che non dimenticherò mai. Certo, il 2020 è stato un anno indimenticabile. Una pandemia globale che ha ucciso più di 1 milione di persone. Più di 60 paesi hanno contribuito alla protesta del Black Lives Matter. Abbiamo dovuto fare scuola a distanza e siamo stati costretti a stare lontani da quelli che più amiamo. Non c'è alcun dubbio che quest'anno sia stato un anno diverso. Ci sono stati gli alti e i bassi. E sinceramente non credo che nessuno si aspettasse quello che quest'anno aveva in serbo per noi. Ma soprattutto vorrei ringraziarti per averci donato questa esperienza che ci ha permesso di imparare e di crescere. Grazie per avermi ricordato che il mio tempo sulla Terra è breve e non sappiamo quando faremo il nostro ultimo passo. Che dobbiamo tenere quelli che più amiamo vicino a noi e di custodire ogni momento che passiamo con loro. La Princess che scrive questa lettera è una persona completamente diversa da quella del marzo del 2020. Questo perché ho acquisito tanta fiducia a me stessa e ho capito che l'unica persona che sono destinata ad essere è la persona che scelgo di essere. Per la prima volta in tanto tempo ho deciso di prendere un rischio e di cominciare un canale YouTube. Non l'ho mai fatto perché ho sempre avuto paura di essere giudicata, però quest'anno mi ha insegnato che devo vivere la mia vita per me e non per gli altri e che non devo lasciare che la paura di essere giudicata mi impedisca di essere me stessa o di fare quello che voglio. E la vita è breve e non c'è tempo per passarla a rimpiangere tutto ciò che non ho avuto il coraggio di fare. Quest'anno ho compiuto i miei 16 anni e ho capito quanto velocemente vola il tempo. Ho capito che dalla vita bisogna accettare tutto e non si può vivere chiusi in una gabbia di vetro. Quindi sì, sei stato un anno pazzesco, ma non lo cambierei per nulla al mondo. Quest'anno mi ha insegnato che nella vita non è tutto rose e fiori, ma ci saranno sempre delle sfumature grigie. Che la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Che non possiamo controllare le situazioni, ma solo la nostra reazione ad esse. E che c'è una sola felicità nella vita, amare ed essere amati. Prometto di prendere tutte le lezioni che ho imparato nel 2020 e portarmela presto con me, non solo nel 2021, ma per il resto della mia vita. Non mi dimenticherò mai di ciò che mi hai insegnato e per questo dico grazie. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky.